Lo sviluppo e la crescita dell'Abruzzo al centro della visita del ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio a Pescara. Prosegue la peregrinazione nel mese dedicato a Maria con l'accoglienza di una statua della Madonnina di Lourdes in numerose parrocchie del territorio, accolta da fedeli e dalle damine dell'Unitalsi. Buonasera, la cronaca in apertura di questa edizione del nostro telegiornale prende a calci e pugni l'ex fidanzata, le ruba il telefonino e 20 euro e poi si dà alla fuga. Un nigeriano di 23 anni, senza fissa dimora ma con regolare permesso di soggiorno, è stato poco dopo rintracciato e arrestato dai carabinieri con l'accusa di rapina e lesioni personali. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, in pieno centro a Roseto, in Piazza della Libertà, proprio a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Il giovane, dopo aver incontrato l'ex fidanzata per futili motivi, dapprima ha avuto un'accesa discussione verbale, al termine della quale è passato alle vie di fatto. E c'è un altro episodio legato allo stalking nei confronti di un anziano di 90 anni perché è legato sentimentalmente a sua madre. Questa l'accusa formulata dal giudice per indagini preliminari del Tribunale di Teramo nei confronti di un 49enne con qualche piccolo precedente penale. L'uomo non può più, nella maniera più assoluta, avvicinarsi all'anziano su disposizione dell'autorità giudiziaria né dimorare a Pineto, dove vive il pensionato, perché è responsabile di atti persecutori nei suoi confronti. Il provvedimento restrittivo è stato notificato in mattinata dai carabinieri della stazione di Pineto. La vittima, da tempo legato sentimentalmente con la madre del 49enne, è stata più volte oggetto di condotte violente e di minaccia da parte dell'uomo, commesse di persona a mezzo telefono e anche con pedinamenti che hanno provocato nella vittima un perdurante stato di ansia e paura. Occupiamoci ora di infrastrutture, lo avete sentito dai titoli, lo sviluppo e la crescita dell'Abruzzo possono ripartire a condizioni però che l'armatura infrastrutturale regionale sappia rispondere alle nuove esigenze. In 50 pagine di dossier consegnato proprio alcuni giorni fa al ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio in visita a Pescara c'è il futuro di questa regione, l'idea di una programmazione in grado di far crescere tutto il territorio. Con queste premesse il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso ha salutato il neo ministro delle infrastrutture e a lui ha consegnato quell'invocazione documentale in grado di far rientrare l'Abruzzo nelle nuove strategie di mobilità europee e recuperare il colpevole ritardo accumulato in tutti questi anni. Le attenzioni sollecitate al ministro Del Rio riguardano due aree d'azione, una più specificatamente politica, con la quale si chiede la dovuta attenzione del governo nazionale alla battaglia che sta portando avanti l'Abruzzo a livello europeo, e poi per i corridoi della rete transeuropea dei trasporti che rientra nella più generale partita della macroregione adriatico-ionica con l'alta velocità sulla linea adriatica e l'integrazione dei corridoi merci, l'altra di carattere invece amministrativo, con l'indicazione specifica della priorità infrastrutturale della regione nell'ottica della nuova visione governativa e del Ministero dei Trasporti di opere utili alla collettività e alle imprese. In tema religioso prosegue la peregrinazione nel mese dedicato a Maria con l'accoglienza di una statua della Madonnina di Lourdes in numerose parrocchie del territorio. La statua viene accolta da fedeli e da damine dell'Unitalsi. Vediamo. Dopo l'arrivo della reliquia del Santo dei Giovani da Isola del Gran Sasso, la città ducale vive un altro momento di festa, di gioia, di preghiera, di fede e di cristianità, portando al centro del cuore questa volta l'immagine di Maria nel mese dedicato alla Madonna. E così, dopo la felice esperienza dello scorso anno, ritorna la peregrinatio, immagine della Madonna di Lourdes portata in alcune parrocchie e strutture sanitarie ad opera dell'Unitalsi. Molte di queste celebrazioni si inseriscono nei fioretti che le parrocchie vivono nel mese di maggio, il mese dedicato a Maria. Da qui allora l'invito a partecipare è rivolto a tutti, con una particolare attenzione a favorire la presenza di persone inferme con disabilità.
Ormai tutti sanno che l'Unital si accompagna da sempre gli ammalati e i pellegrini a Lourdes, ma non tutti hanno però la possibilità di andarci ed ecco che allora i volontari portano la Madonna lì, dove l'ammalato può baciarla, accarezzarla, il popolo si può mettere in comunicazione con lei, affidarsi e pregare. Al microfono Marino Pagamonte, presidente della sottosezione Unital di Atri. Oggi abbiamo il piacere di avere qui in Atri la statua, una copia ufficiale mandata dal santuario di Lourdes qui proprio a noi, e per noi credenti, proprio cristiani credenti, è come se fossimo lì sotto la grotta, e quindi è una cosa molto importante sia per il nostro lato cristiano e sia per il nostro lato associativo, perché noi come associazione siamo molto legati a Lourdes e ci fa molto piacere e ci riempie il cuore. La peregrinazio, come già detto, prevede l'accoglienza e la presenza di un'effigie della Madonnina, una riproduzione della statua che si trova nella Basilica del Rosario a Lourdes. C'è però un'altra lodevole iniziativa collegata alla peregrinazio, ovvero la possibilità di scrivere qualsiasi intenzione alla Madonna, certi che ogni pensiero scritto sarà portato poi alla grotta di Lourdes dai volontari dell'Unitalsi. E dovete poi sapere che questa Madonnina fu incoronata proprio dall'allora Papa Giovanni Paolo II, ci dice Anna Maria Di Musciano, della sottosezione Unitalsi di Atri. Allora Papa, in piazza San Pietro, con le sue mani incoronò questa statua che, come ha detto il Presidente, è la copia fedele autorizzata che va in peregrinazio, ma è una peregrinazio dei cuori. Ci abbiamo tutti noi dell'Unitalsi i cuori in fila e sull'attenti, perché è arrivata nostra madre. Per una volta non abbiamo sentito lo sferragliare del treno, ma abbiamo sentito il dolce peso del legno della base della Madonna che abbiamo portato qui dalle suore, che sono come nostre del personale. Le suore sono tutte sorelle unitalziane, perché noi ogni nostro pellegrinaggio lo iniziamo qui, da questa chiesa, e loro pregano con noi e pregano mentre noi siamo a Lourdes. È importante questa peregrinazio perché ai piedi della Madonnina c'è una scatola particolare, è la scatola delle preghiere. Noi abbiamo pensato con questa peregrinazio che molte persone, per i problemi più svariati che non stanno né sapere né giudicare, non possano andare sotto la grotta di Massabiel. E allora, se loro hanno un'intenzione particolare, qualcosa di forte da dire alla Madonna, possono scriverlo, lo mettono in questa cassetta, noi lo porteremo a Lourdes. Di solito queste preghiere vengono arse davanti alla grotta. Ci saranno altre tappe in altre parrocchie? Questa è un'iniziativa partita proprio dall'Unitalsi? Sì, è un'iniziativa partita dall'Unitalsi regionale, che ha bloccato per un mese e mezzo la Madonnina qui in Abruzzo, organizzando settimana per settimana in ogni sottosezione. Noi l'avremo per tutta la settimana a venire dal 3 al 10 di maggio, facendo le varie tappe della nostra sottosezione, perché la nostra sottosezione copre il territorio di Pineto, di Silvi e tutte le frazioni di Atri. Quindi domani saremo a Pineto, la chiesa di San Francesco, andremo anche martedì lì al ricovero di Santa Rita, poi saremo a San Gabriele in serata, il 3 saremo a Silvi Paese, giovedì saremo a Casoli di Atri e poi venerdì saremo a Pineto, e sabato mattina saremo in ospedale e domenica, come rito conclusivo, saremo in cattedrale ad Atri. Il cuore batte sempre più forte perché tra pochi mesi si tornerà in quel luogo dove si torna a casa riportando un'emozione diversa. Sì, sì, sempre più forte, sempre più forte. È come il treno, no? Il rumore del treno è il rumore dei nostri cuori. Ormai l'unione è indissolubile e non esiste altra parola se non amore nell'Unitalsi.
Una grande occasione quindi per avere, vedere, toccare Maria e pregare in sintonia con lei. È solo l'inizio di una lunga settimana che ci porterà a vivere un evento davvero straordinario insieme a Maria, che vuole donare al mondo un risveglio nella fede, nella speranza e nell'amore, accompagnando l'umanità in un percorso di pace. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, ora spazio agli altri programmi della rete, buona serata.